orgoglioso per l'arrivo di questo brand a Verona? Ma sì, è un arrivo importante che segna ancora una volta di più l'attrattività sempre maggiore che ha la nostra città. In Italia hanno aperto solamente Roma, Firenze e Venezia e non c'era la possibilità di aprirlo da nessun'altra parte. È stato concesso solo qui, perché qui c'è un filo che lega ovviamente l'Eastone, che è, dicevo, il foyer dell'arena, dell'anfiteatro per i grandi spettacoli della lirica, per i grandi concerti pop rock, e qui dentro c'è la storia della musica. E a sua volta, tra l'altro, la Rock Café è a sua volta attrattore di nuovi turisti che vengono a visitare ovviamente la bellezza della nostra città, ma che troveranno anche delle cose incredibili qua dentro. Io mi sono appassionato agli scarponcini di Elton John, ma poi ci sono le chitarre di Andy Taylor, insomma ci sono delle cose veramente incredibili. 75 nuovi posti di lavoro. Sono 75 nuovi posti di lavoro, ragazzi, giovani, che diventeranno ancora di più. Sono una postazione per le band locali per poter suonare, e io penso che suonare con alle spalle l'arena all'interno della Rock Café per le band giovani del nostro territorio, della nostra città, insomma, sia un qualcosa di importante. Aver restituito alla città un luogo dove poter suonare come ne avevamo molti di più negli anni passati, quando eravamo ragazzi noi, insomma, e questo è un palcoscenico importante proprio di fronte al palcoscenico più importante al mondo all'aperto, che è quello dell'arena.